Questo programma è offerto da Se siamo ancora qui, ancora una volta, dal signor Carmine Schiavone, perché evidentemente non tutto è stato ancora detto e perché evidentemente vogliamo replicare anche un po' a delle polemiche che per la verità consideriamo strumentali. È inutile continuare a dire ad ogni piè sospinto basta andare in televisione, basta parlare. Io credo che se si fosse andati prima in televisione, se si fosse parlato al momento opportuno, forse tanti danni ci sarebbero stati risparmiati. Se siamo ancora qui è perché riteniamo che ci siano ancora tanti misteri e tanti misteri che vorremmo contribuire a dissipare, chiaramente per il bene di tutti. Io mi chiedo e le chiedo, signor Schiavone, magari lei mi saprà dare una risposta esauriente, siccome con grande clamore abbiamo avuto e letto la notizia che è stato tolto il segreto di Stato ad alcune sue dichiarazioni relative al seppellimento dei rifiuti pericolosi, io comincio a interrogarmi e glielo chiedo, ma perché tutto sommato queste notizie e questi verbali sono stati secretati? E perché soprattutto ne sono stati secretati tanti altri? Perché mi risulta che ci siano dei verbali secretati addirittura fino alla data allucinante del 2070 e cose del genere. Adesso nessuno di noi vuole creare scompiglio, vogliamo soltanto cercare di registrare una verità nascosta che nonostante ci si giri tante volte intorno, questa verità non è ancora nitida e reale. E vorrei anche rispondere, questo però lo deve fare lei, alle persone che evidentemente hanno confuso le date. Se noi ci confondiamo non arriviamo mai a raggiungere l'obiettivo. Allora, lei, da quello che ci ha dichiarato anche nelle volte scorse, ha deciso, assieme a tante altre motivazioni, di pentirsi proprio perché, diciamo, non stava al gioco che avrebbe portato questo nostro territorio ad autodistruggersi grazie anche in virtù anche di affari che vedevano compromessa attraverso il deposito dei rifiuti tossici la salute dei cittadini. Quindi è opportuno dire che lei ha iniziato a pentirsi nel 1993, vero? E quindi tutto quello che è successo, in effetti il grosso del deposito, il grosso del trasporto del rifiuto inquinante, tutto sommato non la riguarda, perché lei dal 93 poi è andato in domicilio protetto e così. Sì. Ecco, allora, lei proprio tra tutte le cose di cui si ritiene colpevole ed è stata giudicata colpevole, probabilmente l'unica cosa di cui non è colpevole è il rifiuto tossico, è così? Sì. Ecco, quindi forse è meglio chiarire per step. Il rifiuto tossico io non sono per niente colpevole, perché io non volevo, già l'ho detto, in tutte le maniere e in tutti i modi. Poi tutti coloro i quali hanno interesse ad occultare le verità, perché evidentemente hanno i loro interessi, oppure come ci stavano e ci stanno i vari portaborsi di tanti potentati, politici, industriali, criminali pure, non vogliono che si specifica la verità dei fatti. Ma innanzitutto allora, perché è stato messo il segreto di Stato? Cominciamo a dire questo. Ecco, il segreto di Stato è stato messo per non allarmare le popolazioni. Però in più non avevano all'epoca, come mi disse per la commissione Scalì, né i soldi né il modo per poter smaltire questa roba. Perché nei documenti dei segreti di Stato mancano due punti salienti. Prima, riprese aeree che abbiamo fatto con l'elicottero. Secondo, i verbali della Criminal Pool, con i verbali dell'Enea o quelli che stavano là, che tutto bianco, che hanno fatto i sopralluoghi, di cui io li ho portati. Noi abbiamo sorvolato la Prati Chimara, a zona Latina, a zona Domiziana,
i vasche che erano servite come licenze, cima fittizie per allevamenti ittico, invece erano vasche per togliere, prendere la sabbia che noi usavamo per il calcestruzzo e poi venivano riempite. In più ci siamo fermati a Casale. A Casale, vicino al sito Ritter che abbiamo io. Ho fatto, ha mandato a controllare quella chiesa che Sì, teneva mio abbiamo fatto genero. vedere anche i disegni. No, ma c'è Ecco. qualcosa che non quadra. Chiedo scusa, signor Schiavone. C'è qualcosa che non quadra. Io voglio fermarmi proprio su questo con il suo Abbiamo aiuto. fatto perizie. Lei ha detto che il segreto di Stato è stato imposto su queste sulle sue dichiarazioni anche perché non c'erano fondi sufficienti per un'eventuale bonifica. Allora io replico. Nel 1993 non si era a grado di inquinamento in cui siamo oggi, quindi probabilmente proprio tutto questo danaro non serviva e sicuramente il danaro per la salute dei cittadini avremmo dovuto trovarlo anche allora. Quindi Allora, non abbiamo la risposto a colpa è questa della cosa. DIA di Napoli inizialmente, perché i magistrati al 93 hanno preso i verbali che dovevamo fare i sopralluoghi già al 93-94, dategli alla DIA di Napoli, di cui sono stato 3 anni nascosti, Perché? diciamo, occultati che non abbiamo fatto mai niente con la DIA di Napoli. Ho subito solo le minacce io dalla DIA di Napoli dopo, che è venuto sulla DNA con il dottor Lucio Di Pietro, oggi procuratore che potete chiamare a testimoniare alla DNA, il dottor Alessandro Panza e Nicola Cavaliere, che era prima dirigente all'anticrimine, alla Criminal Poll a Roma, a via Genova, di cui sono stata anche da lui, anche se ho letto in qualche giornale che lui non è, non mi conosce, non è vero, perché poi lui mi ha dato il dottor Capoluongo della Criminal Poll, che mi accompagnava quando io con l'elicottero da Pratica di Mare che partivamo, siamo stati a Casale, e non è stato solo un giorno, è stato 2 o 3 giorni, addirittura un giorno abbiamo dovuto tornare indietro, non siamo andati, siamo fermati perché avevano riempito dietro un cimitero nuovo di Casal di Principe, la strada che porta a Frignano, con immondizia la strada. Perché evidentemente quelle notizie arrivavano ai casalesi. Come tutti i miei verbali che io facevo con la DIA di Napoli, ho fatto con la DIA di Napoli, oppure quando stavo ancora in carcere, i primi tempi, prima che a me mi cacciassero, extrapenitenziari, di cui mi fecero un appartamentino a via Monte di Dio, presso il centro DIA di Napoli, arrivavano nelle mani di mio cugino Antonio, fratello di Sandokan, di cui Fratello più loro piccolo, sì, quello che è stato arrestato poco tempo fa e poi sì, rilasciato? che loro sapevano tutto, come io con il dottor Cafiero, il dottor Di Pietro, il dottor Mancuso pure, gli ho detto tante volte, guarda che sanno tutto, perché io ho tenuto sempre qualche persona per bene i Casale, di cui ci ho sempre parlato e mi avvertiva e mi dava notizia di tutto ciò che si muoveva. Dopo che ho fatto questi sopralluoghi, la DIA di Napoli disse vicino a me: tu quello dovevi fare per noi, con noi questo coso, sei andato a farlo, guarda cosa cambia. E poi come potevo rifiutarmi se sono venuto sulla DNA, questa persona, con l'autorizzazione della DNA, della DDA, di fare i sopralluoghi, io mica mi potevo rifiutare, ci ti faccio un pentito vero. E poi è mio interesse far uscire queste cose, perché da stanno popolo che morirà. E con me di scorta, quando sono andata a scuola superiore, polizia, via Corso Frangia, con la commissione Scalia, ecco, perché pure un uomo cognome che mi accompagnava, un ispettore, la DIA che si chiama Giovanni D'Alessandro, che sta presso un sindacato della polizia a Roma, ed altri. Quindi Sì. che consegnai pure i documenti. Ora, dopo questi fatti, io ho fatto tanti di quei processi, di cui mi sono accusato di tante cose, ho accusato gli altri. Potevo accusarmi anch'io se era colpevole della Munnezza, ma io non essendo colpevole, mi sento la coscienza a posto, ho cercato semplicemente di salvare queste vite umane che avevo previsto, che morissero tanta gente. Allora. Sono venuti
ho avuto altre interviste che si dovevano fare con l'autorizzazione della DDA DNA, il servizio centrale dal 97 in poi li ha tutte bloccate, ad eccezione una che ho fatto col gruppo Abele, dalla mafia allo Stato, però non hanno scritto tutto, hanno scritto solo quello che interessava su quel libro, perché furono fermati, omessi tutte quelle cose che io dicevo, anche per il, contro il servizio centrale, che è stata la mano lunga dello Stato per fermare certe inchieste. Perché certi si omissi, sono fermate perché certe dentro inchieste? Là ci stanno pure alcune stragi di Stato che sono state fatte, che erano venute a conoscenza nei carceri o fuori attraverso nostri affiliati, oppure io con me sono stata gente che stava di Brigate Rosse, Prima Linea, i gruppi comunisti combattenti. Quindi, dove l'ha incontrata lei questa gente? L'ho incontrata nel carcere di Poggio Reale, a Cassino. A Cassino io lo devo dire, è coperta. Ho incontrato Daniele Laus, di cui mi parlò specificamente dell'omicidio Tobaci, di come si erano svolti i fatti ed altre cose. Ora, lei questo lo ha detto ai magistrati? Come? Stanno verbalizzati. E sono segretati. Stanno in quegli omissis in cui ci stanno tante cose, perché purtroppo ne parlo solo io. Ora, stanno parecchia gente, pochissimi in verità, che cercano di destabilizzare. Anche qualche magistrato, che evidentemente i verbali non li ha mai letto, oppure ha qualche interesse politico, non lo so. Insomma, ma la verità storica è quella. Ora che ne stanno uscendo queste cose, io ho potuto fare la mia intervista dopo che sono uscito libero. Io ho fatto 23 anni e mezzo per i fatti che io dovevo fare in tutto 2 anni e mezzo di carcere, ne ho fatto 23 e mezzo, più agli anni primi di 6 anni innocente, 6 anni e 6 mesi innocente ed altre cose, che ho superato oltre i 30 anni e mi sono accusato anche come mandatario di tanti omicidi che io sapevo, ho fatto, ecco, insomma. Ora cosa vogliono? Vogliono fermare. Che cosa? Che agente muore. Agente muore. Ci sono ancora tentativi di depistaggio oppure ma addirittura sì, che di sono fermare? Tentativi di depistaggio, vedi una parola latina. Lei è stato invitato a tacere? Ma io sì, io insomma, blandamente qualcuno mi dice. Da chi? Da ma chi da chi? È sempre da forze di polizia, da forze di un servizio centrale, insomma, ma così, perché poi io li capisco i colpi che ti danno, no? A dire ma chi te l'ha fatto fare, che così, non hai paura, che paura, io sono stato operato al cuore, ho 70 anni, posso pure morire, tanto se muore o mi ammazzano, o mi fanno fare un incidente casuale, o un suicidio mascherato, che io non ho più niente da perdere. Tanti documenti miei ce l'hanno tutti quanti, i dossier e cose, stanno persino quelli in Germania. Poi potete chiamare il dottor Urte, che è Sinclair, Rubi K.A. e OLK.A. e vi fate spiegare, perché mi hanno mandato pure in missione 3-4 volte per la Germania. Perché? Perché questo legame con la Germania? A che proposito? Con la Camera Germania ci stanno insediamenti nostri di clan in Germania, più ci stavano dei traffici illeciti, specialmente dopo la caduta del muro di Berlino. Ci stava un gruppo di ribardellini che avevano investito anche a Berlino. E quindi stanno nei verbali tedeschi, come ci stava un altro che si chiamava Sabatina Russa, assieme a un gruppo di. Ecco, che stavano in questi omicidi, assieme a un gruppo di Caruani, Contrera, Gio Guffer, che poi fu arrestato là a Baden-Baden, che aveva un amante tedesco nei vinegozzi di Pelliccia, che perdevano 1 milione di marche all'anno, però guadagnavano 20-30 milioni di marche con la cocaina, con la droga. Quindi io allargai tutte queste cose a Monichi Baviera, ci stava un gruppo Rascigne, Ricimi Secondigliani, ci stava un gruppo i Biagini Cave, ci stavano i gruppi nostri, un curatore Ciccio Carfor fu arrestato alla frontiera Olanda-Germania di 3.000 indicazioni per traffico di droga ed altro. Come ci stavano altri nostri insediamenti in Inghilterra, Aberdeen, Frati di La Torre. Chiedo scusa, signor Schiavone, ma siccome gli omissis continuano ad essere talmente tanti, che cosa si deve arguire in sintesi? Dobbiamo arguire che quello che è stato detto è ancora relativamente poco.
Ma è normale, ma non è mica tanto normale. Non è tanto normale. È normale per lo Stato, perché ci stanno magistrati coraggiosi che vogliono che escano queste cose. Ma ci stanno anche tanti magistrati che vengono fermati dallo Stato, dal potere centrale, dalla politica. Perché poi, c'è vero, quei politici là non ci stanno più, questi che stanno ora, sono innocenti, si hanno pigliato solo i guai che hanno combinato gli altri. Ora che si trovano nella difficoltà, quando io sento per televisione che dicono noi teniamo 300 milioni di euro, se li mangeranno attraverso le perizie, le chiacchiere varie. È inutile che la gente va avanti e indietro, perché per bonificare quei territori, che non sono tutti, certo, non ci stanno certo, tutti, certo, per dire, certo. Tutta la zona di terre credi che non sono state scavate. Certo. Anzi, ci hanno aiutato a buttare loro a munnezza in coppia, da coballo, cose per pergolato hanno fatto, dove non c'era inquinamento in nessuna maniera. Quindi i prodotti erano sanissimi. C'è stata un'azienda bufalina che faceva in mozzarella e fanno tutt'oggi in mozzarella, diciamo, nord di Capua, all'interno, quelle zone, che sono tutte buone, faccio pure la pubblicità. Tra l'altro. Che la gente le può comprare, tranquillo. Abbiamo bisogno. Anzi, mi mangio pure io, perché quando vado in missione, certe volte o a Napoli o a Santa Maria o altre, mi fermo in un quasificio che ascolto e compriamo in mozzarella. E sono buone, le mangio perché sono sicuro che la zona è buona. Okay. E certo se l'hanno inquinata dopo, non lo so questo, però io quando parlo, parlo sino al 92, certo, che certo. Qualcuno dice, lo Schiavone dice dopo 92, no, non ho mai verbalizzato, dopo ho verbalizzato, però i fatti che risalivano al 92, come stavano i fatti, tutti gli incontri che mi hanno fatto fare. Però nessuno dello Stato all'epoca hanno cercato di far uscire queste cose. Se l'avrebbero fatta all'epoca, la gente, i bambini sarebbero nati sani, no, la leucemia, non sarebbero morti. Allora, siccome non regge il fatto che non c'erano soldi, voglio sapere da lei se c'è una risposta chiara. Perché non l'hanno fatto? Loro non regge, che il discorso dei soldi non regge. Non c'erano i fondi. I fondi si trovano quando si tratta di salute della gente, quindi qual è la verità vera? La verità vera del perché non lo hanno potuto o voluto fare sta forse nei vari omissis che lei ha in tutti i verbali? Il fatto di non fare questo, di non fare questo, dipende. Prima, perché allarmavano una popolazione. Sì, ma riparavano però. Riparavano, sì. Però allarmavano una popolazione che loro non volevano, perché loro, i nostri politici vivono con i voti del popolo, quindi la nafa credere, all'uno un dovuz, diciamo a Casale, o di Casalese proprio. Perché noi, ad eccezione di noi che avevamo i nostri interessi, facevamo votare e cose. La gente, se era intelligente, ci aveva pigliato i forconi prima a noi a dire ma che caspita dite. Sicuramente. E oggi continuano ancora a votare questi elementi, questa gente. Ma se la gente non è informata continuerà a sbagliare, ma, probabilmente. Ma loro non debbono votare più questa gente, quando vanno là a chiedere il voto, specialmente oggi che a posti gli diventano leggi più democratiche, cosa hanno fatto? Le segreterie fanno i loro nominati. Insomma, cosa è diventata? Un'associazione a delinquere massone alla politica. Quindi i cittadini hanno un'arma che è terribile, il voto, fargli capire chiaro e tondo che non saranno eletti perché non voteranno nemmeno il partito se non ci stanno le preferenze. Perché la io per dire, ecco, a votare, io ho votato una buona parte PDL, mi senti? Sì, sì. In questi anni. Ho votato anche il PD quando non mi è sembrato bene per il PDL. Oggi non li voto più. Perché io non posso scegliere, perché io vorrei votare pure un PDL, nel PDL pure ci sta tanta gente onesta, no? Come no. Però dove li mettono? Il numero 30, numero 27, numero 37, numero che non ci vanno. Poi le accordi, cioè, beh, ti candidiamo alla provinciale, e poi ti candidiamo qui, e poi ti candidiamo là. È tutta una situazione che un popolo si arriverebbe a capire solo questo, a dire noi per quale motivo vi dobbiamo votare, se voi per anni tutti... Quello che interessava il popolo, che i bombe per dentro di stazione, i bombe per dentro di banca, non questi che stanno oggi, però man mano, però tutti quanti voi avete coperto, perché siete fatti tutto alla stessa maniera poi alla fine, ognuno ricatta l'altro. Se ne viene, ho letto un articolo sul giornale, Rumattino, una certa decrescenza un paio di giorni fa, due, che insomma...
scrive che io dal 97 ci mi sono stato perseguitato, ne ho fatto denunce, di cui sono uscito tutto assolto, ma tutto con falsità. Con falsità hanno inventato queste cose, perché volevano che io venissi condannato in quella. Lo vedi, lui è il vecchio delinquente, lui è così, così. Quindi togliere queste credibilità, perché io le ho sempre dette a loro. Io prima o poi dovrete fare i conti, perché io ho fatto il pentito vero, ho aperto gli animi, ho aperto le porte e stanno scritte che c'era fuori tutto. E loro dicevano, perché io ho i dossier, e loro lo sapevano, gliel'ho avvertiti. Il momento opportuno, le tirerò fuori. E loro dice, tu ci ricatti, ma non è un ricatto, è la salvaguardia mia, perché io conosco i vostri metodi. Allora, signor Schiavone, nel 93 lei ha cominciato a pentirsi, ha detto tutto quello che è successo fino al 93. L'incontro è stato nel 92, fino 92. Al 92, con Di Pietro, quindi, col colonnello Gentile, sì, della Dia di Napoli. E questo l'abbiamo detto. Quindi questo significa che lei ha parlato per tutto quello che è successo, rifiuti compresi, fino al 92. Ecco. Allora, poi è stato deciso che siccome ufficialmente, tra virgolette, non c'erano soldi, non si poteva fare nulla. Adesso io le chiedo, e chiedo anche a chi cortesemente ci segue, tacendo nel 90, dal 93 in poi, tacendo, mettendo il segreto di Stato per non allarmare, perché non c'erano soldi, non si è considerato che il silenzio di quel momento, il segreto di Stato imposto in quel momento, avrebbe favorito e determinato tutto un futuro illegittimo, illegale? Tanto è vero che noi non siamo in grado di dire che cosa sia stato realmente sversato nei 20 anni dopo. È così o non è così? È così, normale. Ma non mi sembra tanto, è così normale. Normale come agiscono loro. Ecco, quindi, allora, davanti a questa verità io mi chiedo, la gente che scende giustamente in piazza, contro che cosa combatte? Contro il mulini a vento. Fanni Don Chisciotti, poveri Cristi. Che cosa Cristi, sarà successo? Chi parlerà di questi 20 anni? Chi parlerà di questi 20 anni? Vedi che loro piano piano vogliono mettere a tacere. Quando non ci riescono, non sanno più che pesci prendere. Perché ora la grossa paura loro è che la gente non li vota. Non è che loro hanno paura di altro, loro hanno paura di perdere la poltrona, il potere. Hanno paura perché attraverso il potere, sia Finanzo o l'Agenzia dell'Entrata Reale, andrebbe a fare i controlli a tutti i vecchi politici e i nuovi, ne troverebbe delle belle, solo per dire pure a chi vanno a fare i controlli? O bar che non fa scontrino, a chi che vende la varracchina all'angolo, vende frutta e verdura, oppure chi che per poter campare forno abusivo e vende un pane, a chi vanno a fare i controlli? Perché non li vanno a fare i vecchi e i nuovi politici, e loro lecca culo porta borsa e i familiari loro? Perché non li fanno? Reale. A dire tu, vabbè, fai un politico, guadagni 10.000 euro al mese. Come mai tu conduci questa vita in più di proprietà che mi sa da guadagnare 1 milione di euro al mese? Perché? Perché quel 20% che domina il popolo italiano, un 20%, perché l'80% li porteranno a vedi quanta gente si suicida, si ammazza. Quell'80% loro li tengono scritti a tavolino, debbono fare le pecore. Al momento opportuno che hanno i voti, la gente si scorda, attraverso i loro portaborsi che hanno i loro interessi, o ha promesso che vanno a provincia, o fanno a seo consigliere comunale, oppure li mettono in qualche partecipata dello Stato, oppure danno un posto un figlio o un nipote, sempre a pochi, debbono convincere gli altri, familiari, amici, amici degli amici, a votare determinata corrente. Solo che loro, anche se sono innocenti, questi nuovi di quel passato, non è che possono ancora raccontare il chiacchiere a dire noi faremo, che fanno? Perché non l'hanno iniziato a fare come ha detto il dottor Roberto, che non è tempo più di perdere tempo? Perché non l'hanno fatto al 97, a me mi hanno bloccato in tutte le maniere, addirittura con i beni miei dissequestrati, con i soldi conto corrente miei puliti, anche se erano poco centinaia di milioni all'epoca, non si trovano. Hanno cercato in tutte le maniere, hanno cercato di mandare in galera.
Spartacus riandato, io ho fatto anni e anni di carcere. Addirittura io ho finito la pena, fine pena, il 5 luglio sono stato scarcerato, l'11 luglio ho fatto una denuncia alla Procura di Roma. Conoscenza DDA, un dottor Arditura, che è una persona per bene, onesta, che è un mio referente, e un altro al Ministero dell'Interno, Angelina Alfano, voglio vedere dove arrivano. Ho fatto un'altra denuncia, ma chi sta bene, chi sentenza accanto, tu l'hai visto le sentenze, no? Con tutti i beni. Dove stanno? Persino i conti correnti sono spariti. Spariti da chi? Ora, o si è rubato il Tribunale di Santa Maria che ha proceduto a quella maniera, o il curatore, o il servizio centrale in pieno perché non ha partecipato, non ha fatto niente. Che lui era l'addetto alla mia sicurezza e ai miei beni. Con chi è composto il servizio centrale? Il contratto del 91 che io ho con lo Stato. Hanno aiutato a distruggere la casa mia a Casale, l'hanno appicciata, l'hanno sparata, l'hanno fatto in cemento armato, no? Che se ne stanno accadendo. Addirittura l'ufficio tecnico del Comune di Casale, che poi portavano a me gli elenchi all'epoca, una cozzaglia in associazione a delinquere che sta di sopra tra politica e tutto un staff appresso, gli chiede se abbattiamo così paghi due spese, e non si rendono conto che proprietà mia sono in gestione alla prefettura, al Ministero degli Interni e attraverso un servizio centrale, non protezione, perché un servizio centrale è sorto per accudire ai venditi, in effetti, no? Invece cosa fanno? Allora, frate Pasquale Calasso Sambic, a figli in maniera sottrafanesta, che la povera Crista che faceva testimoni di giustizia lì a Milano, che ho visto i funerali che io piano, sì, l'hanno fatta accidere, perché non c'era alcuna sicurezza, come io, quale sicurezza c'è? Parliamo un attimo di questo. Quale sicurezza? Questo di servizio centrale che cosa fa, come è composto? Un servizio centrale come è composto? È composto, servizio centrale, un reparto NOP che fanno i portalettere solo, portano i notifici. Cioè, che cos'è, diciamo ai nostri telespettatori, cos'è il NOP? Il NOP è il Nucleo Operativo Protezione, che fu istituito da Manganelli, che dovevano accompagnare noi sui processi, che in macchine fittate, che sono rimaste, però non vanno più questo lavoro, non l'hanno mai fatto, i primi tempi l'hanno fatto per qualche mese, fino a che è stato Manganelli. Poi dopo arrivò Cirillo e eliminò, e li ha messi in qualità di postini. Che significa? I postini, portano, ecco, io ho una notifica per dire, per andare in tribunale a fare verbali, queste cose qui, portano quella carta, poi c'è un'altra scorta che mi porta. Io vorrei sapere, in più non ci sta più nessuna forma di sicurezza. Allora, investirono un peso dove stai, un gruppo, la compagnia Carabinieri, addirittura mi mandò in un carcere normale, facendo un complotto con il capitano Marco Livio Naspone, assieme al servizio centrale, a me da innocente che è uscita poi la sentenza, che io ero completamente innocente. No? E cosa è successo? È successo che mi portarono a un carcere, che per noi ci stanno altri tipi di carceri, vi venditi, no? Normale, evidentemente dove stava una po' gente che io avevo mandato all'ergaso, evidentemente per farmi ammazzare. Poi arrivò a Jeep, una signora onesta, che capì, e vide, dice, ma tu a casa mia non hai trovato armi, non hai trovato, hai trovato due armi a casa di mio figlio Maurizio, regolarmente dichiarato sul porto d'armi, che si aveva rubato un frate Vicenza che ha fatto Ugo. Come mi portate a me in carcere? Il giorno dopo richiamano di nuovo mio figlio Vincenzo perché teneva la capa che non sta bene, quindi non è stato mai ben concettato per pazzo, insomma. Poi l'hanno abbandonato come un barbone. Lo fanno denunciare persino tuttora Annunziata. Vanno a fare perquisizione addirittura tuttora Annunziata, che non c'era niente, era tutto inventato, no? Che fanno? Dice vicino a mio figlio, tu devi fare il pentito contro i pentiti. L'hanno data una casa a Torino, lui è una ragazza che teneva a fare cameriera a casa, una rumena che scappò dopo 15 giorni con questa troia, perché una troia era, che poi io mi sono informato in un figlio di un marito, nato che il marito non l'ha voluto riconoscere e divorziò. Vabbè. Poi gli danno pure 50.000 euro di cose che si è mangiata, poi l'hanno lasciato così. E perché paliere. Avrebbero fatto questo poi? Perché? Perché quello poi andò lì a dire la verità, no? Che l'avevano costretto loro
a fare queste denunce così, e l'arma si deve rubare di Issica. Poi uscì la prova testimoniale che mio figlio se l'era andato a vendere a un assessore del comune dove io risiedo. Quindi questo era tutto un teorema a suo danno? Ecco, che allora, tu capitano non lo sai, allora tu capitano che facevi? Tenente sotto i cagnazzi all'epoca. Un tenente che mi ha passato capitano stava abitava il padre che lavorava per Catone, che teneva verbalizzato da tanti anni. Il padre di questo Nespone? No, no. Nespone no, era tenente all'accademia, usciva e stava, aveva fatto tenente per farvi i cagnazzi. Sì, che ci stavano questi motivi di vecchi rancori per certi verbali vecchi contro il padre. Invece, e chi era il papà di che lavorava con Catone? Era un altro, un Tamalleo si chiama, che faceva un maresciallo di carabinieri, poi attraverso da Sena lo facevano fare... De Sena chi era? Un generale, che era amico di Catone, lo facevano fare un concorso come dire ufficiale, ma... Però in verità su Tamalleo riceveva, non è colpa mia, è colpa del capitano, mi disse la sera, insomma, come il magistrato alle 2:30 di notte lo fanno fare un ordine di cattura senza dirgli io chi ero. Che poi i magistrati ci si sapeva, ma intanto tu, perché non l'hai denunciato, capitano? Se tu sei un magistrato e ti fanno fare una cosa simile, denuncialo, capitano, no? Non sempre è facile fare una cosa del genere, no? Ma senza guardare il carta fai la denuncia, fai un ordine di carcerazione, senza guardare come stanno le cose. Quindi dietro il suo pentimento c'è una rete intricata di cose, Sì, poi venne... Quando io sono uscito che mi hanno cacciato a GIP libero, mica mi hanno venuto a pigliare o carcere, che io tenevo piena protezione speciale ancora, perché io l'ho rifiutato dal 2009. Questo è successo 16 dicembre del 2008. E lo potevano fare questo? Tieni presente, appena mi hanno arrestato, mandano la notizia un mattino. Al mattino di Napoli la Capacchione non gli è apparuto vero, subito ha scritto che Schiona Carmine teneva arma da guerra, cannone, bomba a mano, sa che quando io sono uscito gli ho fatto una denuncia col maresciallo Bellucci del NOP, che io volevo fare procura, dice no, noi siamo polizia giudiziaria, questo è un NOP, faccio la denuncia, l'hanno fatta andare in prescrizione, il servizio centrale non l'ha mai passato. Senti, due giorni dopo che sono uscito, io sono andato a fare la denuncia con dolo u capitana, eppure apro giudice, ma principalmente era un capitano, perché lui era detto alla mia sicurezza, non è che non sapevo io chi ero, no? Certo. Loro sapevano pure chi era mio figlio, che l'avevano accompagnato parecchie volte, forzato. Che non sta bene suo figlio, giusto? Ai vari casi di cura psichiatrica, l'avevano accompagnato. Perché mi mandano là? Allora io li chiamo perché devo andare a fare la denuncia a loro stesso, che non so che fine ha fatto, perché ho fatto quella denuncia. Il tribunale di Viterbo, chiaro e tondo, fa finta di non capirmi, sembra un porto di nebbia. Con dolo. Che succede? Che loro chiamano Colonnello Frutti, che era il direttore del NOP, sopra da loro, e allora io vado là capendo che questi fanno qualche altro complottino, mi portai a mia moglie e a mio figlio giù in compagnia e trovai colonnello Frutti, l'ispettore Maurizio Mastro Rosati e un maresciallo Bellucci, che poi ha fatto la denuncia contro la Capacchione che aveva scritto il falso, perché senz'altro quella notizia un mattino che non lo sapevi ci ha passato il servizio centrale, no? Già poteva passare? Non lo so. Ecco. Che hanno fatto andare in prescrizione, che io al Bellucci gliel'ho detto, io ti denuncio pure a te, dice io dirò la verità, perché da stanno i copi, l'ho passato al servizio centrale come no, come ufficiale polizia, e loro non l'hanno passato. Quando loro poi mi hanno fatto una denuncia che io dice a casa mio figlio, che non l'ho mai fatto, che sono uscito completamente assolto da tutte queste, ma mica solo queste, ne quindi stanno l'avrebbero creata apposta? Sì, tanta con la complicità inconsapevole di suo là, figlio? Quando colonnello Frutti voleva aggiustare la situazione di calmarci, no, io faccio la denuncia e dissi al capitano, caro capitano, lei senza che si metteva adesso sotto come fa un struzzi, dice no, noi siamo stronzi, siete appunto siete stronzi, la verità, davanti a mia moglie e mio figlio. Siete voi siete obbligati a scrivere, Napoli me ne scrive la denuncia contro loro, voi siete obbligati a scriverla, se no va a capologia e dica che voi non mi avete voluto scrivere la denuncia.
perché la denuncia la faccio come Schiavone Carmine. Vabbè. Dopo 5 anni, il servizio centrale nemmeno l'avvocato mi ha pagato, che anche i misuri tutori mi sa pagare l'avvocato, non l'ha pagato, l'ho dovuto pagare io, per 5 anni di processo. Hanno fatto tutto in una determinata maniera, rinviato, non sapevano più che fare, perché poi sul tribunale ho cominciato a mettere a terra i Munnezzi, i stragisti, ho cominciato, e loro mi fermavano in tutte le maniere. Perché mi interessa fare i processi, cioè mentre contro di loro, per sputtonarli a piazza pubblica. Quelli che loro non vogliono, li vogliono fare solo contro me. 2003, io vado in commissione ecomafia, in commissione Ministero Interno, ex articolo 10, con il direttore, vice ministro dei servizi segreti, era Mantovani, Alfredo Mantovani, con l'avvocato De Collans, che allora aveva di Bari, Luigi De Collans. Di sopra io avevo fatto una denuncia a Cirillo, perché dopo che a me mi ha dato un porto d'armi, rispondendo anche a giornalista, porto d'armi l'ha dato Manganelli, mi hanno dato un maresciallo Giorgetti in scorta a comprare le armi per difendermi, perché sapevano che non era l'unico modo per poterti difendere, no? Che fa Cirillo? Mi manda appena va lui là, io c'ebbi una discussione che lui mi mandò a chiamare, perché io tenevo un verbale, sì, uno contro lui che mi voleva fare accusare Berlusconi. Sì, questo l'abbiamo già detto. Ecco, e un'altra contro Foglia e Cufola, che erano amici suoi, che stava, ma no che te li denunciavi, mi preoccupai quando ho visto pure Foglia, che sapevo che facevo commissario al porto di Napoli prima che andassi alla DIA. E di qui al porto di Napoli si innava che noi importavamo cemento sfuso, caricavano armi, broccoletti sulla società nostra, l'Eurocem. Broccoletti, salabese, tutti quanti quelli mischiati, e da altri che poi sa scapputtarne, hanno messo copertura anche lì. Quindi, anche su questo c'è copertura? Sì, perché lì poi ammazzarono un ragioniere nuovo, si chiamava Nicola Nappa. Questo l'ha verbalizzato? Sì. Andiamo a favore un processo, poi si fermò tutto così, morì. Così, i processi si fermano così? Iniziamo un processo, quando io accusai i servizi segreti che avevano fatto, non si può chiusero fare tutto. E non c'è traccia di questo processo? E che ne so, non ho sentito, non l'ho mai più fatto, niente, a metà percorso si fermò tutto, ecco, teneva a scorta all'epoca la compagnia Cassia, con maresciallo Porco, no, stava a Padia. Quando ho fatto quello stava a Dia con me, a Dia di Roma, secondo reparto, quarto settore. Ma lei oggi cosa teme? Io? Più di tutto. Teme ancora la persecuzione che stanno facendo. Ma vedi? Teme la vendetta delle persone che lei ha mandato in carcere? No, o teme altre vendette? No, io temo vendetta di questi che tengono belle sedi imbottite molto in alto, specialmente nelle istituzioni, che quindi cercano di mantenersela, di poi uscire in politica dopo che hanno fatto una carriera militare ed altro. Questo teme lei? Sì, però mi faranno martire. Perché se mi ammazzano, mi suicidano, così. I documenti miei ormai stanno in giro, usciranno tutti. Quindi non avranno scampo lo stesso. Senta, queste notizie, questi verbali secretati negli anni, ora vengono, nel tempo... Addirittura lo sai cosa hanno fatto ultimamente? Mi andano a chiamare un brigadiere di carabinieri, prima vengono loro, venne un direttore, da tempo fa, prima di tutto questo, stava ancora in arresto domiciliare, Leonida si chiama, del NOP, di cui mi propose, volevo cambiare di nuovo il generale d'arma, spostarmi, io dice, tia, non sto bene qui. Cioè le ha offerto la protezione un'altra volta, come mai? Più o meno. Poi ultimamente mi chiamo un brigadiere, si chiama Taddeo, un bravo ragazzo, un carabiniere onesto, dice, cioè, mettene a me in mezzo a fare la proposta a te, se te ne vuoi andare, non te ne vuoi andare. Ma io ho fatto richiesta per
per andare a vedere le mie cose e me l'hanno rigettata, per andare a casa alla Pascorte, non me la danno. Dice, sai, io per essere caricato, ho avuto una mangugliata a qualcuno là che ti ha ammazzato, invece possono ammazzare loro, un incidente, una cosa. Mi arrivò con la televisione, la Rai, mi sembra la vita in diretta, una cosa simile, nel mese, stavo ancora agli arresti domiciliari, l'autorizzazione della DDA DNA e fu rigettata dal servizio centrale. Perché? Perché? Per ragioni di sicurezza Che loro significa scrivono. ragione di sicurezza? Ragione che vuol dire? Questo se va là. Perché io ho fatto un'altra intervista anche a certi del mattino, pure a Mario Lu, sul comando carabinieri Terni. Sì, Non mi non hanno fatto capisco mai le ragioni di uscire. sicurezza, non capisco quali sono le ragioni di sicurezza che valgono allora e non valgono per esempio in questo momento Ma che lei tu ti sta rendi parlando conto? con me. Io vado a fare i processi con appunto. Addirittura certe volte non c'hanno nemmeno i buoni a mettere qualche povero carabinieri, E quelli le che sto mi dicendo che cosa differenzia il quella misura di discorso è che sicurezza da oggi che lei sta ma parlando con non me? ecco, perché io ora sono libero, perché io me ne sono uscito da loro, non possono più fermare, perché io quando stavo all'arresto domiciliare avrei fatto una cosa simile, immediatamente Vabbè, cioè, mi non avrebbe potuto arrestavano, no, farlo, perché non avrebbe. avevo rotto la Vabbè, non regola. avrebbe potuto Io poiché farlo. la regola non la Lei glielo avrei rompo, chiesto. poiché loro sono anche molto cretini perché la rompono loro, io li denuncio, agisco nella Senta, legalità. ma loro chi sono Viene un loro? servizio centrale, per la lunga mano contro di noi, un servizio centrale, non protezione. Senta, tutti gli altri pentiti Stanno tutti male, con i quali lei ha tutti. avuto a che fare? Ma centinaia ne ho avuto a che fare, sia per il gruppo siciliano, quando stava a Dì, i primi tempi, 93, 94, cose che ci conoscevamo già da di vecchia data. Sono tutti nelle sue stesse condizioni. Ma io sto bene, loro stanno ancora peggio, sto bene perché io ho lavorato. Ma tu renditi conto, a me non mi hanno pagato nemmeno i contributi di 20 anni che lavoro con lo Stato. Perché tacciono? Vengono fuori ogni tanto così. Ma perché loro sanno che se si apre questo sipario e se ne avessero tutti quanti arrestati, la salva la Corte dei Conti, in corpo servizio centrale, li arresterebbe a tutti. Ma tu ti rendi conto che stanno i carabinieri che fanno veramente reparto operativo e stanno a piedi? Un terreno straordinario, lì sopra camminano tutti i funzionari, tutti i servizi, le commissioni inesistenti e macchine che affittano, che cambiano come le pare e piace, lo Stato paga. C'hanno Ma appartamenti. questa protezione testimoni in cosa consiste realmente in maniera seria? Siete veramente protetti? Lei lo era Sì, veramente fino al protetto? 96, 90, inizio 97 stavo protetto. Quando io è arrivato Cirillo là, mi mandò a chiamare e gli dissi, dice, tu a posto della pigliata, l'hai presa, cose, dice, tu guarda che è pure per te, perché tu non hai la fiducia, perché tu eri già chiacchierato in un modo molto grave quando stava a via Medina, di gennaio ti trovo per i capelli e ti salvò perché stavano mandando via. Perché queste cose le sapevo. Che si mormorava nell'ambiente. E questi suoi colleghi pentiti che sono che in un domicilio protetto, sono veramente protetti? No, allora, hanno fatto ammazzate, l'ho detto, no? Tanta gente che si suicida, cose. Mettono, ma tu ti rendi conto, sta gente che non gli danno nemmeno più i soldi con l'affitto, l'hanno liquidato a 20-30 mila euro così. Quando uno fu pentito e se ne esce, io sto a casa mia, rispondendo pure a che le mattina là, a me l'affitto non me l'hanno pagata dal 93 al 95 l'hanno pagata e l'hanno pagata a caro prezzo perché dove stavo io addirittura l'hanno pagata per un anno in più dove io non c'ero più, non so che fine hanno fatto, oppure pagavano in meno al proprietario, però l'agenzia prendeva molto di più, quindi ci stavano tutti questi interessi privati e poi l'hanno pagato un'altra volta al 2001, al 2002, fine 2002. Perché mi fecero spostare da casa mia dopo che mi avevano venduto il posto e mi facevano fare la tela che pure il colonnello Lore, che era direttore, vice direttore, si chiamava Renato Scuzzarelli, è nato a Trapani nel 1954 e c'ho la delega del notaio d'Alessandro di Viterbo, che mi fecero fare, che si doveva interessare ai miei beni, niente da fare. E me ne ritornai di nuovo a casa, quindi ho vissuto sempre da casa mia, perché io ho sempre lavorato anche. Loro è inutile che fecero la revoca col piano protezione dicendo che io non andavo ai processi.
che poi dovette intervenire di Pietra a Cafiera anche con Cantone, che ci ha detto, ma tu che sanno i certificati, che sono stato operato ma con la cista scoppiata, prima parete in un incidente, autostacco la retina che ho fatto ricucire la retina e poi il cataratto dovette essere messo di nuovo, che è esausto. Ha con la cista scoppiata, ictus con infarto cardiaco, ho fatto angioplastica e insomma sto ancora in cura. Prendiglielo un po' tutte quelle medicine che io prendo. Io sto ancora in cura e loro che protezione, vedi? Vedi io cosa prendo? Stiamo facendo la pubblicità alle case farmaceutiche. Vabbè, vedi? Le medicine, al giorno fisso, sono anni. Ecco, Vabbè, però voglio dire, si mantiene bene, non sembra un e quindi malato. io, dopo operato, no, che non mica potevo partecipare ai processi, si inventarono che io non andavo ai processi. Quando io stavo ricoverato in ospedale, oppure stavo in cura, io sono andato a fare un processo, Spartacus, e Raffaele Maggio lo può testimoniare, perché mi ha visto. Che a borsa appeso, sono arrivato a Santa Maria, che a borsa appeso, due borse che tenevo appeso. Quindi, Quindi ci sarebbe una strategia praticamente per sì, ma mica solo a annientarla. me, anche agli altri, a quelli che Quindi parlano. questi pentiti una volta strizzati danno fastidio. Ma allora, sanno pentiti che l'hanno messo in condizione che hanno iniziato a fare i rapini, i furti, a rubare perché non potevano più campare. Ma lei cosa dice? Ma sul serio? Sul serio. Devo si fa decine e decine di nomi. Un certo fa valore l'omicidio grasso in Sicilia, là, che dorme sotto i portoni. Ma mio figlio Vincenzo, va facendo un barbone intorno intorno. Mica si curano come sta, come non sta, uno che sta malato. Io non lo posso più accettare perché mi ha fatto due o tre volte, una volta se scappò e stavo facendo sequestrare mia moglie e mio figlio quando stavano a Vasti i primi tempi. Un'altra volta. Sparò a madre, insomma, perché lui non sta bene, lui ha girato tutti i casi di cura Ma lui d'Italia. non usufruisce della protezione del Ma ce l'ha, servizio centrale. che nessuno di loro si interessa al servizio Però centrale. ce l'ha la protezione. Sì, c'ho E il com'è che supplitorio riesce? come ce l'ho io. Perché a me che sta qualcuno che si interessa alla protezione. Allora, come mai questo ragazzo riesce ad allontanarsi da luoghi protetti? Insomma, Ma non quale va. luogo protetto che nessuno lo caga, non va nemmeno a trovarlo. Niente, ma chi si. Oh, servizio centrale è un organismo d'aiuto ai re, perché ognuno di noi, chi tiene i carabinieri, chi ha la polizia, chi ha la finanza, perché il carte che manda la procura, il potesse mandare un comando dove noi dipendiamo. Quindi esiste, però voi vi gestite da soli, vi proteggete da soli. Proteggere, fino a che ti puoi proteggere? Quando la gente non ce la fa più, qualcuno più debole di mente, cosa? Chi si butta la finestra, chi si impicca, chi lo fanno ammazzare? Cosa fanno? Un servizio di protezione, un servizio di protezione e non protezione. Lì sopra, se va a Corte dei Conti a realmente a registrare, ti ammazzano poco la dottoressa Mazzanti che stava là, 98-99, a vedere lì che era successo. Ma tu pensi pure a avvocati nostri. Io oggi c'è un avvocato, Luigi Ferroni, ci me lo dico pure per televisione, che è un guaglione onesto, un guaglione per bene. E addirittura nemmeno i soldi gli mandano, non gli danno dato nemmeno i soldi, lo devo pagare io ancora per i 5 anni di processo che ho fatto per fatti darmi, assolto. Altri avvocati che ho tenuto prima, li corrompevano a tutti quanti. Un Chi li corrompeva? servizio centrale li faceva stare Per dalla sua quale parte, motivo? sì. Per quale motivo? Per quale motivo? Per fermare. E io ne ho dovuto togliere 4-5. Di avvocati. Una volta mi affibbiarono una donata in un ex tenente colonna della finanza di Caserta, un certo Natale Antonio, che proprio stavo culo e camicia con loro. Da parte che se vanno a controllare là, hanno pagato fatture anche quando noi non abbiamo fatto verbali. Fatture false. Di sopra, che poi si dovevano evidentemente. Cioè, queste sono accuse gravi, eh? Accuse gravi, sono accuse reali. No, io dico saranno anche reali, ma sono gravi, eh? Sono Sono accuse accuse gravi. reali. Accuse reali.
Senti, ma tu ti rendi conto dell'ufficio documentazione come stava combinato? E ci stava qualcuno lì sopra che era l'amica addirittura di Nupanditi, Gino La Barbera, che era più un cafessia, ma lui era funzionario che stava lì divorziato. A noi che dovevamo essere coperti da segreto di Stato per almeno 50 anni di generalità, mi hanno buttato nello SD, hanno fatto Schiavone Carmine, il nome che io ho definitivo dal 94, alias Schiavone, tutti i reati Schiavone Carmine. Io ho dovuto chiudere anche l'impresa etile che teneva, svendere e fare. Questo alias non doveva comparire, giusto? Ma non esiste, se io ho avuto ogni generalità che sono una persona per bene, che vedi che lavoro, sono incensurato con questo. Invece ogni volta usciva alias Carmine Schiavone. No, dopo il 2008, la notte che mi hanno arrestato ingiustamente, hanno fatto anche quello. Ma ne ha fatto ancora di più. Orientato a distruggere, dice lei. Ma tieni presente, io sono uscito, poi Spartacus... Arresti domiciliari dopo 8, 9, 10 mesi di carcere, insomma, che io già tenevo fatto 14, 15 anni, quindi c'è stata la continuazione. Ecco. Il 24 settembre io ho avuto gli arresti domiciliari, il servizio centrale non mi mandava nemmeno per venirmi a prendere, quando io tenevo un permesso libero da 2 euro alla mattina e 2 al pomeriggio, no? Quindi diventava sequestri di persone, anche, ma ne venuto a prendere dopo 5 giorni, al 29. E nemmeno loro, hanno mandato i carabinieri della compagnia qui, quelli che poi, insomma, che io poi, dice, mi hanno arrestato, io mi sono presentato, no? Non è che mi hanno arrestato, perché io lo sapevo. Addirittura io il 5 luglio 2013 ho finito la pena, un servizio centrale non protezione, con una notifica della Corte d'Appello di giorno 10 addirittura, e dire... Se non è detenuto per A, mi hanno da scarcerà un giorno dopo. Io ho subito un sequestro di persone belle e buone, perché evidentemente cercavano a vedere se potevano attivare qualche altra cosa. Poi non vogliono. Ho fatto denuncia alla Procura di Roma, denuncia al Consiglio Superiore della Magistratura contro qualche... Dice, che mi ha scritto pure, dice, aspettiamo la sentenza è uscita assolta, perché non prendono provvedimenti. Ho visto magistrati che pure hanno fatto qualche abuso. A Procura di Roma ci stanno queste denunce contro la dottoressa Roberte, quando insomma, ha fatto un falso in atto pubblico di denunce di truffa, che io stavo fatta a casa a mio figlio, che non era vero, che era l'altro mio figlio, io non c'entro, non c'è nessuna firma, era mia. E di cui il Tribunale di Roma ha cacciato... assolta per non avere... da parte che non era nessun reato che un fratello poteva affettare a casa una tua fratella, perché loro non hanno mai pagato, anche se l'epoca le sono avuto a pagare, che stava in piano protezione. Perché? Perché non pagandolo, dandogli la casa, l'hanno costretto, che l'altro mio figlio, c'è stato l'altro mio figlio Vincenzo, per forza con lui, non tanto gli ha casa, che l'ha rubato poi le armi, è successo tutto questo. Il processo di cui ha parlato prima. Ecco, quindi... E io sono completamente assolto, anzi fu pure mortificata la dottoressa Linda Roberti, amici di Cirilli, Cufola e destra e sinistra, che sta ancora lì, penso. Senta, signor Schiavone, io le voglio dire, lo dico anche ai nostri telespettatori, che noi abbiamo ricevuto una gentilissima lettera da parte di un professionista della provincia di Napoli, di un geologo. Questo geologo, che ha uno studio, mette a disposizione la sua competenza e quella degli affiliati del suo studio per un'analisi del territorio. Sono di quel territorio che... Ho capito, quel territorio sono pronto che a venire, a portarli sui siti. Ma lei lo può fare questo? Mi devono autorizzare a DDA. La devono autorizzare? O a DDA, ma lo devi imporre al servizio centrale, perché il servizio centrale dice che no. Noi non possiamo imporre niente, io le faccio solo e dico solo che questo professionista... La DDA lo devi imporre. La DDA, ecco. Perché questo professionista si è allora, gentilmente offerto. Un referendum mio, dottor Ardituro, Conso. Quindi ci dovremmo rivolgere. Voi ci dovete autorizzare che Schiavone, Bascorta, viene qui e ci porta sui siti. Noi facciamo a spese nostre. Questo geologo gentilmente ha messo a disposizione lo studio, quindi gratuitamente. Quindi questo significa che ha interesse, voglio dire, a che si risolvano certe situazioni. Sì, tiene interesse, però un geologo dice che si piglia pure il Sascorta. Ah, sì, dice.
Bisogna che si, bisogna che Senti, si, ho non capito. vogliono che esce Vabbè. troppo casino fuori. Perché Ho capito, però, insomma, noi se dobbiamo anche mettere un fra punto poco stanno fermo le alla elezioni. gente che sta per la strada, bisogna anche dare una Ma risposta, fra eh. poco stanno le elezioni europee. La gente non li voterà. Sai l'Europa di noi quanto se ne frega. La gente. Voglio dire. Io sento che c'hanno quel povero Cristo, diciamo, presidente della regione, che si è trovato un guaio, no? Ah, sì, Si è devo trovato un dire, guaio. sì. Non Io vorrei essere nei panni del ma presidente nessuno ci Caldoro. vorrebbe essere nei panni Di di Caldoro, Caldoro, assolutamente. perché si è trovata una situazione in mano che non sa come fa a gestirla. Ah, Dice, non lo so. questi dopo tanti anni, qui se tiri fuori tutto è casino, se non lo tiri fuori, Due casini. insomma, Allora, i soldi che l'hanno se messo a proprio. disposizione non basteranno No, nemmeno. però si potrebbe almeno cominciare. Io dico una cosa, siccome da quando esiste una nomenclatura che è la Terra dei Fuochi, per identificare, scusa, il nostro territorio, ogni volta che un politico di peso va in televisione, anche ieri sera Renzi, prendono tutti impegni per andare a fare attenzione in un ipotetico futuro di questa terra dei fuochi. Lo fanno da 70 Sinceramente, noi che anni. nella terra dei fuochi ci viviamo, guardiamo con una certa perplessità. Allora, non vorrei che la terra dei fuochi fosse una cosa utile a farsi della pubblicità preventiva per un evento. Ecco, allora forse è meglio che, visto che la gente purtroppo è in piazza perché ha pagato di persona o con la morte di un familiare, la malattia di un altro familiare continua a pagare di persona, io credo che tutto si possa fare tranne che favorire una pubblicità immeritata a chi poi non farà niente, con tutto il rispetto per Renzi e per le buone intenzioni di tutti. Però la terra dei fuochi purtroppo è una realtà, sarebbe il caso che la si rispettasse per quello Senti, che Caldoro, io l'ho sentito, mi è piaciuto avere un patrice, non avrei le acque. L'unica cosa che possono fare, te lo dico io, secondo le mie esperienze, perché il territorio conosco meglio di loro, circoscrivere quelle zone, chiudere quei terreni. I contadini, quando te tieni, quando va la terra, 10.000 euro all'ettaro, 20.000 euro all'ettaro, diamo 50%, la sequestra senza fa creare allarmi, la chiudono. Insomma, gli creano un sarcofago sopra, una cosa, breccia, che non cresce più nemmeno l'erba che ho pecora e pascolà, oppure portare altre cose, e vedere fino a dove si possono allontanare. Beh. A non smaltire più su terreni Almeno di dove non sono arginare per stati il futuro. inquinati, che vanno a buttare loro le cobaglie o Certo. altre munnezze, perché poi fanno un pergolato, dove è lo stesso, non è tanto buono. Ma Certo. non è come. Perché ci stanno migliaia e migliaia di ettari, giustamente, come io ho sentito, e come io so, che non sono che inquinata. Quindi ci stanno i prodotti, i nostri campani, che forse sono i migliori del mondo, però dove non sta inquinamento. Certo. In più, dei paesi che a forte rischio di inquinamento, tipo Sant'Anna, Macerri, Casale, San Cipriano, Casa Pesina, la gente le debbono chiudere i pozzi. L'acqua serina, anche gratis, l'acqua che viene dalle sorgenti, l'acqua è tutto, anche. Mettetelo in condizione che si possono lavare e cose, perché già la bruma che fa quando fa nebbia la mattina e caccia quei vapori da sotto, già quella è velenosa, però allevi in qualche maniera. Perché Certo. Allora, eh. scavare lì sotto e tirarlo fuori È altrettanto pericoloso poi. significa una bomba atomica. Significa che mentre ora qualche radioattività sta circoscritto sotto, non riesce ad alzarsi evidentemente dopo 20 metri di profondità o 18, 15, cacciandolo fuori. È come per dire, rapisse una centrale nucleare all'aria aperta, dice respirate. Al 2008 che io, dopo 2 giorni, sono stato scarcerato dalla dottoressa Cialone, una gippa onesta, che annullò
proprio, capì, no? Guardò i vari chat, ma che avete fatto? Sì. E mi buttarono nello SD. Mi arrivò addosso già da prima che io dovetti chiudere le ditte, l'agenzia delle entrate, che io mi sono ritrovato poi con un debito che non era mio dovuto e che stiamo tutt'oggi così, ho dovuto fare delle denunce, di cui notificavano una cartella che io non ho mai avuto, quella iniziale, a mio padre. Deceduto. A mio padre, qui, no? 2006-2007, quando hanno mandato il 2005, la prima cartella. Io l'ho ricevuto quando dopo era passato esecutivo. Ho dovuto fare una denuncia. Purtroppo mio padre, io avrei avuto piacere che l'avesse firmata, ma mio padre è morto ad agosto del 90 di cancro a Casale. Quindi, chi l'ha firmata? Chi l'ha fatta? Chi l'ha izzata a quelli? Ho capito. Ecco. Ora ho fatto una denuncia io, per questa firma falsa, perché poi pure le commissioni che poi sono sempre tra di loro, perché anche qui, no, l'agenzia delle entrate che ci sta, il direttore, un vice direttore abbastanza chiacchierato, ma chiacchierato ancora molto peggio, come Equitalia, punto e peggio, non vanno nessun accertamento sui potenti, li fanno i poveri cristi che vengono a varracchine, come ti ho detto prima. Certo. Ho fatto una denuncia per questa notifica, non ne so ancora niente, sono anni che l'ho fatta, perché io vedo il Tribunale Viterbo come porto di nebbie. Perché sbruffi, la verità no. Hanno fatto ancora di peggio. Hanno fatto ancora di peggio. Nessuno di loro si è mai interessato, dopo queste mie cose che io ho detto. Nel 1993, mentre io stavo facendo il extra penitenziario, perché poi ho vissuto per circa un paio d'anni in appartamento, però era vicino alle carcere, caserme. Tipo carcere, no, una base di servizi segreti sopra Fitene, tenevo un appartamento. Con le scorte che dormivano con me e mia moglie e i miei figli, ma all'epoca Maurizio e Francesca era piccolino, tenevano un appartamento, venivano qua tutti i giorni, però io stavo tipo detenuto. Prima da Napoli, poi sono stato a Bari, poi sono stato e poi ebbi gli arresti domiciliari. Ora vedendo tra le carte, che poi mi portarono i miei figli, ma sono venuto al 99, una notifica fatta nel mese di giugno, maggio 93, per un sequestro dei beni nei miei riguardi, a chi la portano? Alla moglie di mio figlio Mattia, Conte Concetta, D'Angelo Concetta. Ah, cioè, voi sapete che sono che fu pentito, no? Voi tribunali di Santa Maria, perché non lo mandi a me o a DDA? E perché loro volevano i miei verbali all'epoca? È normale che a Fiore d'Arava non gliel'ha data, né il dottor Marma, Diego Marma, che all'epoca stava là, e né a Ciliente Giovanni, che Giovanni Ciliente era ex vice commissario, assieme al dottor De Santis, che io mandai in galera a questo di Caserta, che facevano i passaporti falsi, faceva De Santis. Va bene. Dico anche quell'altro processo su fallimento, accettarono delle cambiali falsificate che avevo fatto l'UNICEM con mia moglie, un 94, che stava con me, mia moglie, no? Che io in causa specificai, dicevo, ma insomma, sentite. Io sto dal 91 in carcere, sono uscito, 92 sto fissi in carcere, più 93 ho iniziato extra da maggio, extra penitenziario. Come potevamo andare noi 93 fino 93 o 94 a far cambiare la falsa mia moglie e cose, quando stava una perizia della DIA, perché poi fecero sparire le originali, trovammo in copia perché mandarono a fare una perizia, va di Roma, di cui uscirono dalla cassaforte che era si fece tutta la doppia documentazione, e li rispedì al tribunale. Dico una sentenza che io sono uscito assolto, scritta di sotto, che dovrebbero togliere il fallimento, il tribunale di Santa Maria che ancora deve togliere. Ancora il sequestro e l'antimafia sui beni puliti,
che mi sono state restituite. Allora io dico, sentenza, i corti di Cassazione dal 97, la restituzione di beni, del 2007 ancora con assoluzione, con danni subiti in tutte le maniere, persino i soldi per i conti corretti, che fine hanno fatto? Perché poi quelle cose dovevano interessare automaticamente un servizio centrale. Perché copia a me, non è che arrivano a me, a Scione Carmine, perché sono nata per sé, un altro certo. Indirizzo, io faccio residenza presso il servizio centrale non protezione, arrivano a loro, perché non hanno preso provvedimento, nel modo di ammappigliare tutti i beni miei, andarne a prendere solo quello che mi ramo ma nemmeno loro ci attavano, perché in quel momento, in quel periodo io ero passato alla DIA, chiesi alla DIA, e la DIA andò, me lo andò a prendere, un camion a pala meccanica e basta, va bene. Beh. Perché? I soldi in coppia di conti correnti, dove i quote mie che tenevi i soldi in coppia di CEDIC, che loro tengono fittati il palazzo CEDIC, di cui a me mi è stato ridato le mie quote, persino gli appartamenti ben immobili, che io ero proprietario al CEDIC come quota, e i soldi dove stanno? Tengono affittati gli appartamenti di supermercati e cose, che io ho avuto un'occasione tempo fa che sono passato perché a fare certe videoconferenze, in più certi verbali che ho fatto con la DDA di Napoli, mi sono fermato e ho visto che stanno supermercati e cose. Chi li riscuote gli affitti? Perché non dà le quote? Perché io, a me mi hanno dato i beni strumentali anche della Basca di Calcestruzzo, di cui era proprietario anche del CEDIC. Beh, i suoi avvocati che cosa dicono di questa vicenda? Avvocati mi hanno fatto denunce, i vecchi avvocati. Stiamo d'accordo con il servizio centrale. No, adesso lei ha adesso dei... sì. Ah, nuovi avvocati. Adesso Ferrone gli sta facendo scusa e glielo fa tanto. Va bene. Perché non sta d'accordo con il servizio centrale. Va bene, allora... Come tanti venditi non sanno che tutti, non tutti gli avvocati, questi stanno avvocati che combattono a reale, vi venditi. Ma ce ne stanno anche alcuni di loro che ballano con il servizio centrale. Perché gli danno subito i soldi e cose. Certo. Avvocati mi non lo pagano invece. È una brava persona, noi siamo contenti per lei. Allora, io vorrei puntualizzare due cose in chiusura. Innanzitutto la ringrazio ancora una volta. La seconda cosa è che abbiamo il volontario e questo giovane professionista che ha messo a disposizione il suo studio. Adesso noi faremo in modo che lei abbia questo, cioè faremo in modo, noi non abbiamo nessun potere, però porteremo avanti questa richiesta, una richiesta automatica per chi può vedere questa trasmissione. Poi permette che dispiace. Mi sì, prego. Loro girano intorno. Sì. Vedi, scavano a sud e vanno a scavare un po' più a nord. Vabbè, però se daranno l'autorizzazione, lei farà vedere Francesco, dove devono scavare. Francesco, tu devi dire solo una cosa, pure al presidente della regione, perché vedo che soffre quel ragazzo. Certo. Dire, senti, fatti dare i verbali di quando abbiamo fatto il piano di volo. Là stanno i fotografie, perché Stefano aggeggia tante che fotografava, addirittura si è fotografato un camion mentre scaricava in Montizia. Beh, io vedi, manderò questa che loro chiamano subito la presidente. Ci sta un verbale, in un poliziotto si chiama Mancini che stava con me in elicottero, che è malato di cancro, che ce l'ha un'altra giornalista. Ho capito, cioè non ho capito, ma insomma. Di Sky e te lo fai dire. Va bene, ecco. Poi vogliamo anche... Mi senti? Sì. Ci stanno i verbali e le perizie tra il Lenea e altre cose, il Vittorio sì, Bianco e cose. Ecco. Deve acquisirle il Presidente ci della Regione. Ci stanno le foto di come è il panorama, pure i terreni. Persino i bufali che pascolavano dove non c'era niente. Niente. E dove sì. In altri siti, pensa, i paesani miei mi capiscono. Quando l'arausto e gli alberi grossi, in da zona della Casarella, certi alberi grossi che stava abbarbicata il vecchio a Sprinio, secchi, come scheletri, alberi, secchi, terreni che stavano pieni di meli, i meleti, secchi. Perché quelle perizie là non le danno, non le cacciano fuori? Già. Io manderò questo DVD al Presidente della Regione perché agisca di conseguenza. Ci devi andare a dire, senti. Glielo cercherò di farlo senz'altro nel mio piccolo, però vorrei puntualizzare, chiedo scusa, un'altra cosa. A questo signore qui che vede che ha buone intenzioni, mi faccia autorizzare di venire
Io più che mandare il DVD di questa trasmissione, cercare di parlare con lui e lo farò senz'altro. Guardi tu, perché non lo fate autorizzare di arrivare sul posto? Perché non gli tengo una scorta? Che problema? Tengo una scorta di ragazzi veramente coraggiosi e onesti e puliti, che Signor sono da tanti Schiavone, anni, noi non abbiamo che potere, sono da tanti anni, possiamo perché non mi fanno chiedere. venire con questi? Ma bastano solo questi ragazzi, pure la punta che teniamo. Vabbè, Non è che abbiamo trovato l'ira di Dio, arriviamo là sui posti con questo signore che è disposto a fare queste Penso, analisi noi lo e io lo ringraziamo. porto su tutti quei bei posti. Noi voglio puntualizzare io personalmente un'altra cosa, voglio rispondere alle persone alle tante persone che a volte su Facebook fanno delle dichiarazioni, poi magari tra parentesi mettono parlando dell'intervista rilasciata da Sio Schiavone. Gratis col punto interrogativo. Allora, signor Schiavone, No, a gentilmente me ci. nessuno mi paga. Se Signor qualcuno Schiavone, penserebbe di pagarmi, lo faccio fuori di la casa. prego, voglio puntualizzare una volta per tutte, signor Schiavone, gentilmente acconsente a rilasciare queste interviste, non solo lo fa gratuitamente, né noi ci siamo mai soltanto abbiamo osato pensare di chiedere se avesse voluto un compenso. Io smetterei di fare la giornalista, il mio editore non me lo consentirebbe, sarebbe un'offesa anche per il signor Schiavone. Quindi che nessuno si permetta di pensare che queste interviste nascondono Ma tutte le un'utilità televisioni, economica. perché Parlo per possono me. intervistare Marco da Milano ieri, possono intervistare No, perché a Rai volte la 3, gente, non, chiedo scusa, a volte la gente non ha argomenti, non sa cosa dire, però a queste persone. Non rendendosi conto del danno che fanno, instillano dei sospetti che fanno più disonore alla Non è che persona che non lo lo instilla che non ai sanno, queste destinatari. persone Perciò. cercano di mettere in mezzo situazioni, ma io già lo sapevo, prima di iniziare questa campagna di verità, io già lo sapevo che dovevo affrontare tanti sottocomplotti, chiacchiere, Noi ne parliamo chiaramente, noi ne ecco, parliamo chiaramente, sia quindi chiaro a me questo. qualcuno, veramente, dice, io voglio l'esclusiva, senti, io l'esclusiva non la do a nessuno, perché io non accetterò soldi da nessuno. Certo, va Perché bene. guai se io o una televisione o un giornale mi pigliasse un centesimo, anzi io gli voglio offrire persino il caffè che viene a casa mia. Perciò Ecco, dico, no, è meglio chiarirlo perché così la perché si gente. debbono togliere dalla testa che io lo stia facendo per soldi. Io voglio i miei diritti e i diritti degli altri, perché io ho Perciò. fatto il pendito perché dovevano uscire la verità fuori, non metterli a tacere e a soffocarli come sta fatto da circa 70 anni in Italia. Perciò nessuno è più giustificato da questo momento in poi a fare delle illazioni che disonorano, ripeto, chi le fa. E sfido chiunque a Vabbè, dire se io ho accettato un centesimo oppure avrei detto vicino a qualcuno quanto mi dai. Io Perciò, vabbè, quindi l'abbiamo li chiarito. faccio gratis, però io voglio una cosa, che ciò che dico, perché sono abituato ad affrontare le mie responsabilità, quelle che dico venga detta sino alla fine, tutto, anche quelle che può Assolutamente. essere Noi non scottante. abbiamo tagliato nulla, Lo so, questo ma è l'unico impegno che abbiamo nessuno lo preso. sta tagliando. Va bene. Io la prima intervista l'ho fatta con le Iene dopo essere stato un uomo libero. La prima. E ne sta trasmettendo un pezzetto alla Sì, volta. infatti un po' tagliuzzata, ma insomma. Un po' tagliuzzata, ma insomma. Un po' Ma tagliuzzata, ma ora insomma. mi hanno chiesto ancora altre interviste da Milano. Ma lei può Ma rilasciarlo tranquillamente, non c'è io non mi problema. fermerò. Bene. Fintanto che non ottengo giustizia per me e per gli altri, io Bene. non mi fermerò perché io non accetto, come qualcuno dice, lui prima ha fatto un boss, omicidi, questo e questo. Meglio che si pentano anche loro, questi personaggi che orbitano politicamente, si pentano anche loro, che hanno molto più di dire di me, tengono molto più di dire. Io mi sono pentito realmente e io mi sono pentito anche dei miei errori passati, come io dico e ripeto, Bene. però dico la verità, e la verità Perfetto. mia è uscita su tutti i processi, e Perfetto, noi la ringraziamo voglio ancora. la verità, non voglio più vedere i bambini morti per le leucemie, oppure che nascono già morti, o tanta gente, specialmente quelli del mio paese, Bene. anche quelli degli altri, Certo. come... Io mi meraviglio che il nord ogni tanto papuzzo sotto un naso, fa delle situazioni. Non hanno capito che i loro grossi interessi industriali del nord sono stati smaltiti in tutto il sud Italia, pure Infatti, in Africa. quindi è meglio E che il Nord pure in taccia. Africa. Bene.
perché il nave che partivano da Gaeta, ora ti dico un'altra cosa, vedi, il nave che partivano da Gaeta, con che a Gaeta c'erano furono locali i cose che parlava e ci procurava le armi De Angelis, andavano a finire pure in Somalia, va bene? Va bene. E cosa c'era sopra? Di tutto. Perché non ne parlano? Cosa quelli c'era, del nord. Cosa c'era sopra? Quelli del nord non si fanno. Non si puliscono un po' la coscienza. E chi sono questi del nord? Come io per dire, sento che gli ho risposto poi ieri a quel Tommaso Forte, no? Tommaso Forte per anni è stato amico di Bardellini, di tutti quanti uclani. Gli ha risposto, mi faccia capire in che significa. Quelli del nord dicono, vedi, sempre quelli del sud, senza sapere che quelli del nord hanno inquinato. Sì, ma questo Tommaso Forte chi è, scusa? Tommaso Forte era ex assessore a Formia e ha fatto un sindaco negli anni 80, dal 79-80 sino al 90-91. Beh. Amico così, culo e camicia per Nestre Bardellini, Beneduce, Valducci. Che vuole? Che dice? Vuole che io non metti in chiaro queste cose. Ah, ho capito. Va bene. Quello vuole. Vogliono avere un alone di rispettabilità. Vogliono nascondere il loro passato, perché fanno i politici poi. E si preoccupano, se la gente non li va a votare più, che escono i cazzo di cose pure. No? E speriamo che escano tutte. Bene, grazie signor Schiavone. Prego. Grazie. Questo programma è stato offerto da